Come al solito, una volta uscita dalla doccia, vado a pettinare le mie ciglia con questo che è un po' uno scovolino da mascara pulito, ma vado a pettinarle perché ho l'extension e quindi si asciugano anche più facilmente in questo modo. Poi passo alla detersione del viso, uso la mia spazzola Brown, la conoscete perché ve ne ho già parlato, e la utilizzo assieme ad un detergente per il viso delicato. Poi vado a massaggiare tutto il viso e ora passo al gel contorno occhi. Questo della Benefit mi piace molto perché aiuta a sgonfiare gli occhi, che è un problema che ho, e quindi poi mi piace questo applicatore a forma di ferro da stiro, originalissimo. Vado a stenderlo naturalmente su tutto il contorno occhi e poi lo picchietto in questo modo, in modo che il prodotto si assorba per bene più in fretta. È la volta della crema viso. Questa è molto ricca e corposa, ma si assorbe anche molto in fretta, quindi va bene da utilizzare anche la mattina. E la stendo sul viso, ma anche sul collo e sul décolleté. Mi raccomando, non dimenticatevi del collo e del décolleté. E poi picchietto anche questa, in modo che si assorba prima più velocemente. Insomma, poi non so perché nel close up non c'è, ma questo è un balsamo labbra della The Body Shop che non ho trovato nel montaggio. Questa traccia è scomparsa, tipo i fantasmi. Comunque, questo è un balsamo labbra e sono andata. Labbra, e sono andata ad idratare le mie labbra e adesso stendo, anzi applico sui capelli questo che è un olio 100% naturale della Studio 5. Mi piace molto come prodotto da usare, è poi un prodotto multiuso. Qui in questo video lo uso sui capelli e una volta steso su tutte le lunghezze vado ad asciugarli semplicemente con il phon. Ok, ultima sistematina ai capelli, oggi li lasciamo naturali, quindi liscissimi, che più lisci non si può. E passiamo al trucco, questa è la Erase Pass di Benefit che sto testando in questo periodo, dovrò parlarvi di questo prodotto. E l'applico con questo pennello due fibre perché è difficile da prelevare il prodotto se avete le unghie lunghe specialmente, quindi uso sempre un pennellino. Vado a stendere naturalmente su tutto il contorno occhi e ai lati del naso. E poi passiamo al fondotinta. Questo è il Born This Way Undetectable Medium to Full Coverage Foundation della Too Faced, nuovissimo. Mi piace perché ha una coprenza media e molto modulabile, quindi a seconda della coprenza che voglio posso appunto scegliere quanto prodotto applicare. E in più mi piace perché ha veramente un range di colorazioni enorme, quindi il mio colore c'è per forza, hanno veramente tutti i colori possibili e immaginabili. Poi naturalmente vado a fissare la base con la cipria, questa è trasparente, quindi anche per questa non avrò problemi per la mia pelle chiarissima. E poi iniziamo invece col trucco occhi, questo è un ombretto in crema e della collezione Primaverile Givenchy, e vado ad applicarlo su tutta la palpebra fino al sopracciglio. E poi applico questo ombretto in crema Deborah Milano, è pazzesco, un colore splendido, questo viola così metallizzato, così vibrante come colore. E lo applico su tutta la palpebra mobile con questo pennellino per prodotti in crema, perché è molto più semplice rispetto alle dita. E poi iniziamo da questa palette, anche questa è Too Faced ed è di colori matte, e vado ad applicare questo marroncino appunto opaco soltanto nella piega dell'occhio, non è molto scuro, è giusto per dare profondità all'occhio. Continuo così, insisto soprattutto sull'angolo esterno. E poi da quest'altra palette che è invece di Urban Decay, ma troverete tutta la lista, tutti i nomi giù nelle informazioni, e con questo viola vado invece a fissare la mia base viola che abbiamo appena applicato. Questo è praticamente dello stesso colore dell'ombretto in crema, quindi fa un bellissimo effetto. Ed ora con questo marroncino che è più scuro di quello che abbiamo usato prima, ma anche questo è opaco, vado a scurire un pochino la piega dell'occhio, non salgo molto con il colore, rimango abbastanza bassa. E con lo stesso marroncino, però ho cambiato pennello, ho preso quello a pennarello, quindi quello sottile in punta, e vado a segnare anche le mie ciglia inferiori portando il colore fino all'angolo esterno, collegandolo con la piega esterna.
Ora, sempre dalla stessa palette Too Faced, prendo il color carne opaco e lo stendo sotto il sopracciglio con questo pennello che poi useremo anche per sfumare. E poi invece dalla palette Urban Decay prendo l'illuminante, questo invece appunto è molto glitterato, e lo applico semplicemente con il mignolo perché non avevo altri pennelli puliti, stavo traslocando, tralasciamo, soltanto sull'angolo interno, e poi con lo stesso pennello appunto di prima vado a sfumare per bene il tutto. Ora, eyeliner rigorosamente nero per questo trucco, e questo ha un bellissimo effetto bagnato, questo eyeliner è molto intenso, e vado appunto a creare la mia linea partendo sempre da metà verso l'esterno e poi vado dall'angolo interno verso metà, e per finire come sempre creo la mia codina. E voilà, ci vuole, come sapete, un po' di pratica. Naturalmente non sono così veloce come vedete nel video, che ho velocizzato il tutto, però voglio un eyeliner non troppo grosso, appunto l'ho lasciato abbastanza sottile specialmente all'inizio. E poi segno invece la mia rima interna con una matita nera, semplicissima nera, questa è di Diego Della Palma. Ora non ci resta che applicare il mascara, anche questo è nuovissimo, di Deborah Milano. Vado a stenderne giusto un pochino sulle punte delle mie extension e poi invece abbondantemente, come al solito molto abbondantemente, sulle ciglia inferiori. Ed ora da questo duo a forma di cuoricino, che è molto carino, vado a prelevare la terra e la applico insomma sotto gli zigomi, faccio un pochino di contouring. Noterete che uso solo questi pennelli angolati per la terra da un bel po', sto amando letteralmente questo pennello, che è della Zoeva tra l'altro, e poi applico un pochino di terra anche sopra le tempie, se è troppo basta sfumare un pochino con le dita, ne applico un po' anche sul collo, e poi dallo stesso prodotto vedete che il cuoricino rosa è un blush e vado ad applicare questo invece sulle mie guance. Lo sfumo sempre per bene in modo che non sia troppo forte, e poi non ci resta che sistemare le sopracciglia, anche questa è di Diego Della Palma, e prima vado a riempirle con, appunto con la matita vado a riempire tutti gli spazi, e poi vado con il pettinino che sta dall'altra parte, vado invece a pettinarle. Ed ora passiamo al rossetto, questo è il famosissimo Please Me, se seguite i miei video sapete che questo è il rossetto che mi fa impazzire, veramente è il mio rossetto preferito al mondo, ed è un colore opaco, è un rosa bellissimo. E voilà, questo è il nostro trucco di oggi, spero vi sia piaciuto questo video ragazzi, vi mando un bacio grossissimissimissimo e a prestissimo, ciao!